Buonasera a tutti, sono Luigi, un ragazzo di preferite, bentornati su D&D Battle Versione Global e Jap, o meglio, attualmente solo Jap Però immagino che in realtà siamo abbastanza vicini anche alla versione Global Mi farebbe strano che non facciano uscire questi personaggi anche in quella versione O meglio, questi ESA, in quanto parleremo degli ESA tanto attesi Di Gohan... Super Saiyan Evo LR e Diesel LR quindi due PG dei KK 2019. Preparati perché c'è abbastanza da dire che sono dei davvero bei PG. Ora analizzeremo Gohan. Vedo se oggi o mercoledì, perché purtroppo domani o dopodomani sono bloccato a lavoro anche la sera, quindi non riuscirei a portarlo. Vi porto quella di Cell. Iniziamo da Gohan, che con l'extension Z-Awaken diventa leader Kamamea 3 chi e 180%, o AGL, 3 chi e 130%, quindi comunque abbastanza interessante. La passiva migliori in un attacco a di difesa più 150%, 2 chi e 20% di attacco di difesa per ogni inizio di turno, fino a 8 chi e 80% di attacco di difesa, questo lo rende pressappoco abbastanza completo nell'autosostenersi dopo 4 turni. Guardia contro tutti gli attacchi, questa è di sicuro l'aggiunta più interessante in quanto non è scontata la guardia su questo genere di PG e funziona molto molto bene, come ben sapete c'è cioè la guardia è una delle cose più interessanti che si possano dare a un personaggio come Gohan che già in questa forma sempre ha sempre avuto... Come posso dire un'ottima difesa. In più al 50% di lanciare un additional special il problema e l'unico difetto di questa forma è che tutto questo sì molto bello ma accade solo col 58% di HP che non è normalmente un problema quindi non prendete queste parole come per dire che il PG PGA cavola dei problemi. No in realtà semplicemente non sempre stare sopra il 50% di HP facile, ma ci può stare in fondo Non deve essere tutto facile nella vita, detta come va detta, no? Perché non è facile? Perché ci sono molti casi in cui beccate la special Che vi fa più del 5% di HP Soprattutto se non usate oggetti La passiva si attiva inizio turno Quindi ci sono varie cose da considerare Cioè nonostante Reputo il personaggio davvero solido Se così possiamo dire solido e completo abbastanza in tutto come sono abbastanza il 50% di critico innato contro un android quindi anche per quello guadagna degli ottimi numeri la sua active verrà modificata a breve circa per il circa intendo che è stato detto che a oggi a oggi non c'è ancora la modifica ma con una futura con una futura implementazione modificheranno le condizioni di active del PG, quindi ci sta come cosa. Vediamo un attimo. Mm, di sicuro migliorerà probabilmente a partire dal quarto turno contro Android e aumenteranno forse un pochino gli HP. Probabilmente rimarrà ancora bloccato sul avere un Android 16 in team. Quindi quello penso che rimarrà comunque come limite, però vedremo, nulla è detto finché non esce il PG detta come va detta no? Oltre questo abbiamo quindi poi la trasformazione che è decisamente migliorata. Cioè vi ricordate che con Super Saiyan 2 a oggi praticamente non si usa. Cioè, detta come va detta, Quan Super Saiyan 2 a oggi è uno di quei PG che esiste, ma è in una sorta di limbo che non sa manco lui. In cui, per carità: se si può si usa, ma è molto difficile da riuscire a rendere al massimo. Adesso la situazione un pochino cambia. Adesso la situazione un pochino cambia in quanto il PG, quando si vede, può davvero cambiare le sorti della battaglia. Ah, prima che mi dimentichi perché non ho detto le special della versione base: abbiamo, resi, abbiamo in entrambi gli attacchi un effetto Kaioken. Quindi ottimo. Più una riduzione dell'attacco avversario. Quindi GG ottima come cosa. Andando a vedere però la forma Super Saiyan 2, cosa abbiamo. Allora, abbiamo un orb manipulating dei tech in AGL per 4 turni da quando si trasforma, attacco di 158%, più 20% attacco e 10% di difesa per ogni orb ottenuta. Abbiamo un bonus di un key di ogni orb, quindi abbiamo un minimo di 2 key presi ogni orb. Cambia un colore di orb che non sia AGL o tech in rainbow contro un solo nemico, quindi abbiamo un doppio orb manipulating. Questo vuol dire che rimarranno solo tre colori in campo, cosa molto interessante. Abbiamo un additional special se siete contro due o più enemy. Quindi due o più nemici, un 50% di additional special e un 50% di critico con meno del 50% di HP, un 59% di attacco bonus. e Un additional special con più del 50% di HP. Quando lanciate la, 20, la 18 k avete un Goku Super Saiyan nello stesso turno. Arrivando a un botto d'attacco, un botto da far paura anche perché la ogni orb che è un 31,8%. Cosa molto interessante da analizzare anche come attualmente sia migliorata anche il fatto di dover giocare insieme a dei Goku Super Saiyan. Se quando è uscito all'inizio i Goku Super Saiyan Decenti si sì, contavano sul punto delle vite, ora ne abbiamo ben tre LR: abbiamo Goku Carnival, abbiamo Goku. In Tenameku abbiamo il secondo Goku Carnival, Goku STR, ma anche andando ai tour abbiamo PG come Gokan, quindi Goku e Gohan Switch. Abbiamo diverse unità che possono finalmente sostenere Gohan in questa forma senza alcun problema. Non abbiamo unità più di tanto decenti riguardanti il nostro carro C16, tranne l'ESA della versione base, ma alla fin fine ci può stare. E comunque, a mio avviso, un boost, un bonus aggiuntivo C16. Non è obbligatorio averlo per trasformarlo, e penso sarà così anche nella forma finale del PG. Cosa penso quindi? Il PG è davvero ottimo: è migliorato in tutto, è tornato un top tier nella forma base. Se riuscite ad avere un ottimo controllo dei vostri HP, tank a qualsiasi cosa o quasi. È naturale che dovete avere controllo degli HP. Se non riuscite a controllare bene i vostri HP, è un problema. Se riuscite a controllare bene i vostri HP è un problema in quanto il nemico riuscirà in un modo o nell'altro a darvi problemi di varia natura. E questo purtroppo ci sta anche detto come va detto, ci sta anche. Cioè, nonostante, riusciamo ad avere ottime possibilità di giocarlo al meglio l'ho provato mh, non ho ancora registrato una run vi dico state attenti se il max purtroppo anche a full ability non lo tanca bene ma non è che non lo tanca bene perché non è in grado è perché arrivate molto veloce alla fase finale quindi full ability link alti non mi ricordo quanti link al mio ma dovrebbero essere abbastanza alti si becca comunque poco più degli HP massimi del team, sotto doppio Gohan, L Ultimate Gohan LR, eh. sotto quello intendo. Si becca qualcosina in più dovuto al fatto prevalentemente che volente o nolente non riesce a caricarsi molto la difesa. Quindi in eventi brevi o che potete lasciare, tra virgolette, può avere qualche problemino così. Uh, se però riuscite a gestirvela in team, avete vari pg che possono tancheggiare all'incirca quella special, quindi dovreste riuscire a giostrarvela bene. Nella Force Wrestling 2 guadagna Great Race Attack e Defense nella 12, Great Race Attack e Defense e Great Lower Attack Defense nella Ultra. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata.